Buongiorno a tutti, quest'oggi andiamo a fare un tutorial bello corposo, visto che non credo nessuno abbia mai fatto un tutorial simile in tutto il mondo, sicuramente in Italia non l'ha fatto nessuno e non credo nemmeno che troverete nessun altro che fa una cosa del genere. Oggi parleremo dei cerchioni personalizzati come nei mezzi che vedete in foto, sono stati pubblicati penso un paio di mesi fa. Li abbiamo fatti noi, come ben saprete, e dicendovi: non preoccupatevi, prossimamente facciamo un tutorial così ve li fate anche voi come volete, ve li mettete sui mezzi che volete. Una cosa che era stata detta già ai tempi: tutti potete prendere e utilizzare tutto ciò che c'è in questa mod. E che dire, iniziamo questo tutorial. Qui spiegheremo in due parti sostanzialmente. La prima parte riguarderà la modellazione e la parte in Maya, che si può fare anche in Blender, ma qui verrà fatta in Maya. Poi ci sarà una seconda parte dove andremo a fare soltanto la parte in in-game. In questo modo, chi vuole seguire tutto, si segue la parte di, diciamo, Maya. Poi nel video vi spiegherò bene cosa riguarda. O invece chi vuole solo seguirsi la parte di in-game perché vuole prendere quelli che gli diamo noi, o che gli fa l'amico, o che trova online e metterseli sui suoi mezzi, può farselo tranquillamente. Niente, partiamo! Noi in questo tutorial spiegheremo come editare la parte esterna dei nostri cerchioni. Se facciamo la parte interna è lo stesso identico discorso, solo sulla parte interna, però credo che la maggior parte di voi voglia editarsi la parte esterna. Mal che vada, chat modding server di Nico e voi non sbagliate. Quindi, dovendo editare la parte esterna dei cerchioni, il 99% dei mezzi prende la parte esterna dei cerchioni da questo file di 3D Design Editor, Vim001. Lo trovate nella cartella shared del gioco, cartella Wheels, Rims. Lo apriamo. E a noi principalmente ci servirà questo file. Questa mesh. Noi la selezioniamo e la esportiamo. Export selection, molto importante, se non esporta tutto. La esportiamo in una nostra cartella. Io me la metto nella cartella mod per comodità. Creiamo una cartella, chiamiamo Vims Edit. Lo esportiamo come OBJ. Rims Edit, sempre per comodità. E abbiamo esportato quello che vorremmo andare a modificare in Maya o nel nostro programma di modellazione 3D. Questo file non ci serve più, tutta questa cartella non ci serve più, ci servirà più avanti, ma nella seconda parte del tutorial. E ora andiamo a prendere il nostro file che si trova qua dentro. Nel mio caso apro Maya e me lo importo in Maya. Adesso noi andremo a editare le UV per fare del colore che vogliamo. Quindi ce lo importiamo in gioco. Controlliamo la scala, molto importante. Generalmente i cerchioni sono circa 1 metro per 1 metro, quindi se create un cubo che sia in Blender che in Maya, cubi sono da 1 metro per 1 metro per 1 metro e la scala vi torna, siete a posto. Se la scala non è a posto, ve ne accorgete perché vi troverete o in una situazione del genere dove è molto più piccolo, o in una situazione del genere dove è molto più grande, quindi non si può sbagliare. Dunque, ora dovremo dividere l'UV Map. Ho già aperto l'UV Editor. Dobbiamo dividere l'UV Map andando a dividere cosa vogliamo colorare del colore principale e cosa vogliamo colorare con i dettagli. Questa parte non la spiego perché abbiamo fatto un tutorial
sul canale su in cui parlavamo di modellazione, eccetera, ed è una cosa che va via anche da programma a programma, quindi non sto a spiegarla, velocizzerò semplicemente il passaggio. Bene, ora abbiamo diviso la nostra UV, ovviamente abbiamo il color matte 0 che avrà, a cui assegneremo un colore già in editor, e abbiamo un colore che assegneremo noi nel color matte 1, la nostra libera scelta. Una volta fatte le UV, dobbiamo fare i vertex color. Cosa sono? Sono un modo utilizzato specialmente nei videogame per far interagire una mesh e uno shader per creare un effetto. Detto in maniera molto terra terra, semplice semplice, in realtà è molto più complicata, si usano anche su altre cose, ma non è questa la sede in cui parlarne. Si possono fare sia in Maya che in Blender. In Maya si fa come ve lo farò vedere adesso, infatti è anche molto semplice, che basta andare su questo menu, apri color option. Allora, per fare i cerchioni vanno applicati in una maniera ben precisa, anche se non molto, anche molto semplice. Quindi una volta che abbiamo z in positivo e x in positivo, ci mettiamo sopra, selezioniamo tutti i vertici di sinistra e andiamo a colorarli di verde. In questo caso ce l'ho già pronto, se non ce l'avessi pronto basterebbe andare in RGB e avere tutto il verde. Applica. Vedete che questi vertici sono già colorati di verde. Quelli centrali in nero e quelli più esterni a destra in rosso. In questo modo lo shader capirà da che parte deve far andare questi vertici quando lo shader varia, che sia in Giants Editor o tramite XML. Ora creiamo, assegniamo un material, questa cosa ve la consiglio così non rischiate di far casini vari in Giants Editor. Prim edit matte. Poi ricordatevi di salvare, così abbiamo sempre il nostro file originale a portata di mano. E ora andiamo a esportare il nostro file. Io lo esporto sempre nella cartella di prima, nella cartella mod, nella cartella vimedit. Vim edit e andiamo ad esportare. In Maya va cancellata la storia. Esportiamo, qua ci dà degli errori di cui ce ne freghiamo altamente, in quanto generalmente tutte queste cose vengono fatte in Maya o Blender, noi li faremo in Giants Editor per comodità. Ora dobbiamo aprire il nostro file in Giants Editor e assegnargli texture, shader, tutto quello che serve per farlo funzionare. Andiamo a prenderci la nostra cartella mod, Vim Edit, e lo apriamo. Ogni tanto sentirete le mie martellate sul tasto invio. Come vedete lo abbiamo esportato, lo selezioniamo col tasto F, ci avviciniamo, oppure possiamo farlo anche a mano. Creiamo una luce giusto per comodità. E ora andiamo a assegnargli un paio di texture molto semplici, le sue specular o gloss map o vmask, le chiamiamo in modi diversi a Giants, GG per loro. Sono in shard, quelle che servono a noi sono le Vim 001 Vmask e si trovano nella cartella dove abbiamo preso il file inizialmente.
zona di masca. Ok, adesso assegniamo anche le normal, che non sono nient'altro che le default normal. E vi farò vedere anche una cosa che magari non tutti sanno. Default normal. Quando date l'ok, vi uscirà un errore. Questo. Fa nulla, voi fate semplicemente ok. Selezionate sempre la vostra mesh. Si va in shape e si spunta tangents. Qua nel log c'è un errore, ma chi se ne frega, non ci interessa. È un errore che abbiamo appena risolto in questo momento. Ricordiamoci di assegnare clip distance. Mettiamo 800, se non ricordo male. Togliamo rigid body, se no avremo dei piccolissimi problemi di un cerchione che rimarrà inchiodato lì dov'è. Fatto ciò, andiamo ad assegnare il custom shader, che permetterà al cerchione di adattarsi come da XML. Apriamo il custom shader da qua. Assegniamo il vehicle shader. Variazione rim color mask. E il nostro cerchione ha già preso sul bel colore di default, ovviamente, dallo shader. Se andiamo a modificare larghezza abbassando la cividuce, idem il diametro, possiamo diminuire e ingrandire. Ovviamente anche per la larghezza possiamo ingrandire. Noi lasceremo un valore standard di 10 e 40, giusto perché mi piace, ma questa cosa non andrà a influire in nessun modo con quello che sarà il nostro cerchione finale. Fatto ciò, cancelliamo la nostra luce, salviamo, chiudiamo Giants Editor, andiamo a dare un occhio premendo col tasto destro sul file 3D Edit with Notepad. Controlliamo che vada a prendersi tutte le texture, eccetera, se le prenda dal gioco, così noi non avremo problemi di collegamenti che si perdono in futuro. E noi abbiamo finito la parte riguardante tutta la modellazione di Maya, eccetera. Dunque, ora iniziamo la seconda parte del tutorial, dove, lasciando da parte tutto ciò che è rognoso e complicato che riguarda Maya, Vertex Color, UV, eccetera, e andiamo a fare la parte un po' più semplice che riguarda appunto la messa in game. Io mi sono già preparato una mod estrapolata dal gioco, quindi una cosa base, ma che servirà per capire diverse cose, del Doiz serie 7, a cui vogliamo, al posto dei suoi cerchioni grigi originali, vogliamo metterci i nostri cerchioni neri con la fascia verde. Dunque, prima di tutto creiamo la cartella dove andiamo a inserire tutte le nostre ruote. Wheels, una cosa molto standard che segue il gioco. Poi prendiamo i nostri cerchioni, quindi solo il file di Giants Editor, e li copiamo qua dentro. E ripeto copiare perché, una volta fatti come nella prima parte del tutorial, noi poi ce li riutilizziamo dove, come, quando vogliamo in tutte le mod. Una volta che li abbiamo messi qua dentro, questa cartella non ci serve per meno al momento più, andiamo a guardare l'XML del nostro Doiz. Quindi per comodità modificheremo quella che non è nient'altro che la configurazione base, e noi dobbiamo andare a utilizzare gli stessi pneumatici ma cambiando i cerchioni. Quindi, a differenza di questa parte di in-game, non andremo a richiamare i pneumatici dal gioco, ma andremo a richiamarli dalla nostra cartella mod. Quindi dobbiamo mettere nella nostra cartella mod anche questi due file XML, che sono rispettivamente le ruote anteriori e le ruote posteriori. Quindi andiamo a cercarceli. Wheels, tire, Trelleborg, sono delle TM800, R34. Andiamo a copiarlo dentro la nostra cartella
della nostra mod e dell'ETM900 650 85 38. Poi ripeto, ovviamente nessuno ci vieta di usare le 710 o le 800. L'importante è che si stiano nel parafango e, cosa più importante, modifichiamo questo file. Il procedimento è identico, cambia solo il file che dobbiamo andare a prendere dal gioco base e modificare. Io sempre per comodità vado anche a rinominarli, in questo caso dico semplicemente edit. E li apriamo entrambi. E andiamo a modificare quello che è la parte esterna del cerchione, semplicemente andando a cambiare il collegamento al file 3D che carica la parte esterna del cerchione, cioè quella che abbiamo modificato. Quindi in maniera molto semplice mettiamo il collegamento partendo sempre da inizio mod, andiamo a mettere il collegamento a RIM001, edit, controllate sempre di avere, come avete nominato, il vostro file di Giants Editor. Ovviamente dobbiamo cambiare anche il nodo, in quanto se apriamo il nostro file di Giants Editor, che ci servirà anche dopo, andiamo a notare che il nostro cerchione si trova al nodo 0, index path 0, quindi qua scriveremo semplicemente 0. La stessa cosa andiamo a farla anche sugli altri pneumatici, quindi sempre outer rimmer, io cambio semplicemente collegamento, nodo 0, e questo possiamo chiuderlo. Torniamo sul nostro Giants Editor, andiamo a decidere di che colore vogliamo i nostri cerchioni. Io metto una luce per comodità. Questa cosa l'avevo spiegata sempre nel video riguardante la modellazione, eccetera, ma lo facciamo vedere anche qua. Noi abbiamo messo la parte interna, quindi gialla, sul color matte 0, la parte esterna, quella rossa, sul color matte 1. Qui se noi vogliamo fare la parte interna nera, diciamo 0.007 per tutto, e qua mettiamo 0 in quanto sono di ferro, comunque metallo. La parte esterna rossa la facciamo diventare verde, quindi 0, 1 e 0, e invece di questo verde un po' acceso mettiamo 0.8, meno un po' più simile al colore Droids, 0 perché è un metallo. Cancelliamo la nostra luce e qua abbiamo finito. Salviamo. Dopo aver salvato la parte riguardante Giants Editor, torniamo al nostro XML del Droids e andiamo a modificare quelli che sono i collegamenti alle nostre ruote, che altrimenti lui così facendo andrebbe a caricare di nuovo i pneumatici del gioco e noi saremo punto a capo. Come farlo? Semplicemente andando a mettere il collegamento che abbiamo sempre dentro la mod, partendo sempre dall'inizio, perché specialmente perché l'XML ce l'abbiamo qua, andare nella cartella Wheels e richiamare l'XML che ci serve per le ruote anteriori e le ruote posteriori. Ricordiamoci soprattutto di cambiare il nome. Io ho messo underscore edit, che altrimenti se non cambiate il nome lui non le trova e noi siamo punto a capo. Andiamo a copiarlo anche per l'altra ruota frontale. Stessa cosa per le ruote posteriori. Inserendo sempre ovviamente edit
o comunque sia, come l'avete chiamato voi. Ok, salviamo. E adesso non ci resta nient'altro che andare a provarlo in gioco. Vi avviso già che non avremo il risultato desiderato in gioco, ma il tutorial è fatto apposta per cercare di coprire la maggior parte delle situazioni che potete incontrare modificando i cerchioni, un mezzo, un rimorchio, quello che volete. Allo store io vado direttamente da contenuti aggiuntivi, sempre con il logo aperto. Ecco qua il nostro Doiz, che ha sì il fascione verde, ma come vedete all'interno non è del colore che vogliamo noi. In questo caso ci sono due modalità per procedere. Innanzitutto dobbiamo verificare che il Doiz non abbia delle configurazioni ai cerchioni, configurazioni colore. In questo caso, se andiamo nella versione Warrior, appunto abbiamo la configurazione dei colori. E a noi questa cosa non interessa, perché noi vogliamo sempre che questi pneumatici abbiano sempre questi cerchioni. Quindi dobbiamo togliere questa cosa e la togliamo dall'XML. E ricordatevi che quando si va a fare una modifica a una configurazione, bisogna sempre riavviare il gioco. Noi semplicemente andiamo in Color Configuration, lo cancelliamo e via. Ora avremo un altro problema, ma lo vediamo in gioco perché a questo punto non sarà più necessario avviare il gioco. Che il problema mi anticipo già che sarà qua. Una volta tornati in gioco, riprendiamo il nostro mezzo che tiene il log pulito, ma noi abbiamo qua lo stesso problema. Questo perché? Perché noi abbiamo modificato la parte esterna dei cerchioni e il gioco di default comunque il color matte 1 se lo vuole gestire lui per quanto riguarda tutti i mezzi. Quindi cosa facciamo? Abbiamo due possibilità: o cancellare questa stringa, ma abbiamo comunque la parte interna del cerchione grigia perché non gli viene assegnato un colore, quindi si tiene il colore di default, o molto più semplicemente andiamo ad assegnargli lo stesso colore che abbiamo utilizzato in Giant Editor 007, 007, 0. Salviamo. Io utilizzo Ctrl S per salvare. In caso contrario, potete salvare qua. Senza riavviare il gioco, facciamo così. Usciamo all'interno dello store e i nostri cerchioni adesso sono neri, effettivamente. Sono un nero che proprio non mi piace. Possiamo schiarirlo ancora un pelo, effettivamente. Magari facciamo. Arriviamo fino a 1, poi diciamo che alla fine del tutorial importa poco, questo riguarda molto il discorso personale di ognuno. Tanto che ci siamo, cambiamo già anche il color 0 e il color 1, che il color 0 è il mozzo della ruota, diciamo, e il color 1 è il colore dei bulloni. Adesso vediamo un attimo come sta il nostro nero. Un po' meglio, quindi lo stesso nero lo riutilizziamo sul mozzo della ruota e lasciamo così i nostri dadi della ruota. Se vedete, adesso abbiamo una cosa un po' più uniforme, un po' più carina da vedere. La compriamo e andiamo a vedere i nostri cerchioni. Belli ignoranti. Ovviamente esistono mille versioni, adesso non sono ancora bellissimi da vedere, andrebbe schiarito ancora un pelo questo nero, ma a noi in questo momento poco importa. Lo girano e funzionano, le ruote sono belle, il logo è pulito. Che dire, abbiamo finito sostanzialmente. Che dire, siamo arrivati alla fine. Queste ovviamente sono mod pubbliche, già finite, con delle rifiniture maggiori ovviamente. Questa è una versione da tutorial, quindi un po' più grezza, con meno finiture, ma con la quale abbiamo comunque ottenuto il nostro risultato.
cercherò di fare un pack con questi pneumatici, così ognuno se li può attaccare dove ne ha voglia. Metterò dentro anche le gomme Michelin, così se le volete ce le avete. No, non ci penso nemmeno a fare un tutorial su come farle e come ottenere questa cosa. Se proprio ci tenete a saperlo, venite sul Discord di Nico, che se capitiamo in vocale lì ve lo spiego volentieri. Ringrazio tutti quelli che sono rimasti fino qua a vedere questo video tutorial. È stato abbastanza impegnativo, innanzitutto capire come ragiona la Giants in questo caso. Capito quello, ho dovuto mettere insieme il video, capire come spiegarlo in maniera semplice, mettendo insieme più esempi possibili, cosa che non è stata per nulla facile. Voglio ringraziare Nico87 e gli abbonati del suo canale, su cui ho fatto una live per gli abbonati, in cui ho proprio fatto un primo tutorial, ho capito quali sono le parti più difficili in modo da semplificare questo. Spero che vi sia stato utile. Arriveranno altri tutorial prossimamente, vediamo anche a cosa interessa, cosa siete interessati, se siete interessati a cose magari anche un po' più semplici. Spero più semplici, perché più difficile di questo c'è poca roba, visto comunque come avete visto la complessità dell'argomento. Niente, vi ringrazio ancora, grazie di tutto e alla prossima.